Voglia di fare musica. E anche le tanto sospirate vacanze sono arrivate anche quest'anno. Meta Minorca. Questa volta siamo partiti leggeri, una valigia in quattro e tre zainetti da tenere sotto il sedile dell'aereo. Un po' poco? Sicuramente mio marito lo ha fatto apposta perché così non comprerò niente. Dall'altra parte però, meno male, perché con una Fiat Panda non so dove avremmo messo tutte le valigie. Atterrati, prendiamo possesso dell'appartamento in un residence carino, secondo un po' distante dalla cittadella, e poi via, per visitare qualche luogo che a detta di molti essere magico e particolare. Una cosa mi ha colpito andando verso il residence, l'indicazione di un faro, e sapete quanto io sia attratta dai fari, così abbiamo deciso di andare a Punta Nati a vedere la parte nord-ovest dell'isola. L'arrivo mi ha fatto capire che siamo in una zona molto arida, quasi priva di vegetazione e mi ricorda un po' la Corsica. È raggiungibile da una stretta strada con pista ciclabile, fiancheggiata su ambedue i lati da pareti di pietra, denominate dagli abitanti dell'isola Paret Seca, ovvero parete secca. Queste pareti delineano le zone come da noi ad indicare un po' i vari possedimenti terrieri, ma invece delle cascine, insomma, si vedono delle costruzioni in pietra simili ai nuraghe. Queste casette in pietra servivano da riparo per il bestiame nelle giornate di maltempo. Ma forse per il troppo sole o troppo caldo, nessun animale all'orizzonte, anche se sui cartelli appesi ai cancelletti d'entrata c'era scritto «Chiudere per favore animali che corrono». Dopo una decina di minuti di cammino, eccoci arrivati al faro, costruito nel 1912 a causa di numerosi naufragi nel XX secolo. Indica la via ai naviganti con la sua luce lampeggiante distinguibili da 26 miglia di distanza. Le scogliere. Un terreno che mi fa pensare di essere atterrata su Marte. Queste onde, i Bufadors, che si stagliano lungo le coste fino ad entrare nella cavità delle rocce delle scogliere, poi il sole, le casette in pietra dove arrampicarsi per vedere meglio il mare, la tranquillità, il rumore delle onde portate dal mare un po' agitato, sono un bellissimo luogo dove perdersi. Il tempo passa e non mi sono ancora accorta che è già arrivata la famosa Golden Hours. Per gli amanti della fotografia, l'ora migliore è dove fare un selfie, perché il colore aranciato ti rende più bella. E allora fermiamoci ancora un po' ed aspettiamo il tramonto sul mare, che per noi del nord Italia è uno spettacolo particolare, dato che non riusciamo a vedere il sole che scende nell'acqua, dato appunto il luogo dove abitiamo. Un luogo questo per chi vuole vedere la natura allo stato puro, o semplicemente cercare un posto tranquillo e godersi uno dei più bei tramonti, anzi, sì, il miglior tramonto che io abbia mai visto. E se poi avete la fortuna, come me, di avere un musicista che accompagna il saluto al sole, Punta Nati diventa un po' casa, anche per chi a casa in quel momento non c'è. Il sole tramonta e pare che tutto sia finito. Invece, un'altra vita inizia adesso, non solo dall'altra parte dove sorgerà il sole, ma anche qui a Punta Nati. Le pecorelle e le capre fanno la loro uscita per godersi il fresco e mangiare un po'. Ed ecco che dove prima non c'era niente, gli spazi quasi lunari si riempiono e il cielo pieno di stelle
lascia spazio per un'altra visita notturna. Ma questa sarà un'altra volta.